A te Barbara, buongiorno ai nostri telespettatori. Seconda giornata di lavori del convegno ecclesiale di Firenze che si svolgono interamente in questa sede della Fortezza d'Abasso, da dove vi parliamo. Giornata questa aperta da una preghiera ecumenica presieduta da Monsignor Galantino, segretario della CEI. Abbiamo anche immagini che prego di mandare in onda. E poi l'intervento dell'arciprete ortodosso di Firenze Blatinsky per dire che se non ci abbassiamo non possiamo vedere il volto del Signore. Poi la pastora valdese Tomassone che ha detto Dio ci parla attraverso i più schiacciati. Torna dunque il tema della Chiesa, dei cristiani che devono mettersi in ascolto degli ultimi, della società, gli ultimi del mondo per poter cogliere il volto di Dio. E poi successivamente c'è stato un intervento del presidente Ucoi, imam di Firenze, Izzedine Eldir, per dire che il dialogo tra religioni è possibile se si aiuta l'altro ad essere ciò che è. E il rabbino poi di Firenze, Josef Levi, per dire, ha parlato di umanesimo biblico dicendo che il mondo non è un frutto del caso, Dio ama e cerca l'uomo. Questa è la fede che ebrei e cristiani devono mettere insieme, devono annunciare insieme al mondo. E poi gruppi di lavoro. Stamane ultima sessione dedicata appunto a questi gruppi più ristretti. Allora, ci sono 20 gruppi, 4 per ognuna delle vie in cui è strutturato il convegno di Firenze, le vie attraverso le quali deve camminare l'umanesimo cristiano, uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Ogni gruppo si compone di circa 100 persone. Al suo interno i lavori si svolgono anche in sottogruppi di circa 10 persone. Noi abbiamo insieme ospite gradito un sacerdote della diocesi di Fabriano Matelica, Don Marco Strona. Ci vogliamo anzitutto fare spiegare brevemente il clima che si respira in questi gruppi e che è la circostanza in cui ogni singolo delegato può prendere liberamente la parola. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Veramente un clima di grande sinodalità. L'augurio che Papa ci ha fatto di vivere una Chiesa sinodale si sta incarnando veramente in maniera profonda in questa settimana, in questo convegno. Tant'è vero che ci spiegavi che nei gruppi, in questi sottogruppi, 10 persone, ci sono anche vescovi con cui vi confrontate liberamente senza nessuna, come dire, nessun senso di... con molta franchezza, insomma. Esatto, dicevi. Ci sono circa 2 vescovi per ogni tavolo, tavoli da 10 persone appunto, e il referente per ogni tavolo non è il vescovo ma è un moderatore scelto, quindi questo è un altro aspetto interessante, no? Di questo esercizio libero e sinodale. Tu sei uno dei gruppi che si occupa dell'uscire. Il Papa vuole una Chiesa in uscita. Quello che vogliamo chiederti, vogliamo sapere da te, la Chiesa in uscita come si realizza? Sicuramente hai ascoltato esperienze, proposte, daccene qualcuna, riferisci qualcosa. Ce ne sono tantissime, devo dire che veramente la Chiesa italiana respira un'aria di profondo rinnovamento e di cambiamento nello spirito, quindi veramente tantissime proposte. Nel mio piccolo gruppo ne sono emerse tantissime, in particolare 4 ne dico. Per quanto riguarda Fabriano, ad esempio, la mia diocesi, l'instaurazione di una cattedra di dottrina sociale per la formazione politica di credenti e non credenti, quindi veramente un approfondimento culturale. L'accoglienza di profughi e di migranti attraverso le associazioni presenti nel territorio, con case messe a disposizione, i volontari dei movimenti e associazioni cattoliche, per esempio. In che città questo? Sempre a Fabriano parlo, ma ce ne sono anche in altre parti. Per quanto riguarda Roma c'è una bella esperienza che si chiama Adozione a Vicinanza, che a differenza dell'adozione a distanza, appunto già dal nome, non è da sottovalutare, ma sono famiglie delle parrocchie che si prendono cura di altre famiglie in bisogno, più in difficoltà, della stessa parrocchia. Quindi è un modo per uscire, no, dalla Chiesa e vedere veramente i bisogni che vivono intorno a noi. Un'altra esperienza molto interessante a Biella è quella di la creazione di un condominio solidale, in cui appunto vanno ad abitare insieme nello stesso condominio famiglie bisognose o emergenze problematiche, insieme ad altre famiglie
di ispirazione cristiana, perché lo fanno volontariamente vanno a abitare in questo condominio per condividere appieno i bisogni di queste persone. Penso che siano proposte interessanti, piccole, perché sono emerse solo in un tavolo di lavoro. Immaginate quante ne possono emergere in 10 tavoli, quindi veramente siamo molto creativi. Ecco, tutto questo verrà portato in aula nella giornata di domani, venerdì, a conclusione del convegno. Naturalmente ci saremo sempre noi ad aggiornarvi. Grazie a voi la linea.